Signori, buongiorno a tutti, ci troviamo qui a Poggio Mojano, in una campagna limitrofa, diciamo nel territorio ovviamente di Poggio Mojano, ma in una campagna limitrofa poi alla Salaria, e l'immobile che andiamo a presentare oggi è un fabbricato, così lo possiamo vedere adesso, con uno splendido terreno, diciamo di circa 7 ettari, che si sviluppa su questa parte sottostante di qua, la parte boschiva sopra, e poi sopra praticamente c'è una parte in piano sopra quel colletto, quindi la situazione è molto gradevole. Ovviamente il terreno è un po' di tempo che è, diciamo così, tra virgolette abbandonato, però diciamo queste piante sono tutte ginestre, che una volta ripulito diventerebbe qui veramente una bellissima piana. E questo è il fabbricato attualmente esistente, rifinito, però purtroppo, diciamo, il corso del tempo e l'inutilizzo soprattutto l'hanno portato poi a degradarsi, tra virgolette, se così vogliamo dire. Qui vediamo anche il pozzo, quindi le utenze sono presenti, perché c'è sia il pozzo dell'acqua e sia l'Enel, che è la corrente elettrica, che la vediamo lì, perché ovviamente è un posto, diciamo, non residenziale, ma comunque sia abitato. Questo è il lato, diciamo, del terreno dall'altra parte sulla destra, e qui poi c'è l'abitazione. Ripetiamo, il terreno sono circa 7 ettari, quindi ottimo per eventualmente, insomma, se vogliate in futuro fare, visti e considerati anche i permessi, un'attività, oppure insomma se avete degli animali. Questo è il terreno sottostante, che poi saliremo sopra il colletto, qui lo vedremo pure meglio. E qui poi c'è il fabbricato, che ovviamente è in stato rustico, da vedere e verificare, insomma, la possibilità di riutilizzo di questa struttura, oppure diciamo di modificarla nel corso del tempo. Ovviamente la parte antistante, loro prima avevano l'obiettivo di fare un box e un maneggio per cavalli, insomma c'avevano le possibilità di, siccome adesso lo vedrete, insomma tutti quanti i vari ambienti non collegati tra di loro, tranne eccezioni un paio, però diciamo tutti quanti ambienti collegati tra di loro. E quindi poi da verificare le possibilità anche col comune di riutilizzare, diciamo, la cubatura del terreno. Eccoci qua, signori, eccoci di nuovo giunti sulla parte leggermente più alta del terreno, e qui possiamo vedere, insomma, da quel lato di là il terreno che gira tutto da questa parte. Ovviamente poi io in ufficio ho tutti gli estratti di mappa, che punterò a pubblicizzarli sul sito. E qui c'è tutta la parte boschiva molto bella, che è stata la parte di sopra con delle querce. Davanti ci sono presenti una 7-8 forse piante d'olivo, e le vediamo lì davanti a noi, e qualche alberetto da frutto. Questa è tutta la parte sottostante del fabbricato e del terreno, che poi diciamo sostanzialmente ci gira intorno alla proprietà. La vista è molto bella, perché poi se vediamo in fondo c'è tutta una panorama, un panorama molto gradevole di verde, con lo sfondo, sullo sfondo, il paese di Poggio Mojano. Oh, signori, io riscenderei sotto per farvi vedere velocemente le Allora, abitazioni. signori, eccoci entrati, Tornati nuovamente nel punto d'ingresso, e vi farò vedere velocemente il fabbricato, però poi è chiaro che qui sono le diverse le potenzialità, le possibilità che ci sono, come vi ho detto in precedenza, quindi le utenze già presenti, acqua e energia elettrica, e più un terreno molto ampio, che diciamo è di proprietà. Qui vediamo praticamente la stanza da letto, se così vogliamo chiamarla, ma poi allora, vedete, insomma, tutte quante queste stanze sono tutte quante scollegate tra di loro, quindi diciamo se questa struttura può essere recuperata, secondo me, per un eventuale, diciamo, o box per cavalli, oppure diciamo situazioni del genere, perché poi è molto capiente, insomma, se avete la volontà ovviamente di voler aprire un'attività. Ecco.
dovrebbero essere circa 150 metri di struttura, più o meno. E qui poi c'è tutta la parte boschiva che ritorna dalla parte di sopra. Ovviamente un terreno che secondo me è da ripulire, però è da farlo un po' rivivere, perché tolte tutte queste, insomma, ginestre, tutte queste situazioni qui che ci sono, che ingombrano un pochetto, alla fine la parte in piano, soprattutto sulla parte di là, è molta. Io, signori, con queste immagini vi ringrazio e vi do un appuntamento alle visite. Arrivederci.